Dio si ricordò anche di Rachele. Dio l'esaudì e la rese feconda. Ella concepì e partorì un figlio e disse: Dio ha tolto la mia vergogna. La buona notizia è che Dio non si dimentica di noi, a prescindere da quanto sia complicata la nostra situazione familiare. Dio può sempre aiutarti, in qualsiasi pasticcio ti trovi. In questo capitolo, Dio si ricorda le sofferenze di Rachele, agisce per lei e le permette di avere un figlio da Giacobbe, che chiama Giuseppe. Come Dio era andato da Giacobbe anni prima con la scala per collegare un uomo emarginato con il suo Dio di grazia, ora Dio va dalla triste Rachele. Lei non sapeva ancora come suo figlio, un simbolo profetico di Gesù, avrebbe salvato e riunito la famiglia. Giacobbe sembra completamente passivo nelle lotte tra Rachele e Lea, ma non nei suoi rapporti con Labano. Questo capitolo e il prossimo rivelano una crescita costante nell'abilità di Giacobbe di ascoltare Dio e agire in armonia con le indicazioni di Dio invece che contro. Giacobbe non ha ancora imparato a fidarsi pienamente di Dio, ma si sta avvicinando. Con la grazia di Dio e sotto le sue indicazioni, anche noi possiamo avanzare oggi verso una piena fiducia in Dio. Che Dio sia al tuo fianco e buona giornata.